Il Cavalluccio ritrova il bottino piano a Verona e lo fa in trasferta sul campo della Virtus Vecomp. Un primo tempo difficile, ma nel quale il fortino bianconero regge agli assalti dei veneti. Secondi 45 minuti invece d'applausi, dove è il croato Butic a fare la differenza. Il primo quarto d'ora è tutto in salita perché gli uomini di Mister Fresco creano ben 3 palle gol. Al terzo Gliardi alza il muro sull'incornata ravvicinata di Manarin, poi è ancora bravissimo sulla fionata dal limite di Casarotto al quarto. Il tris di palle gol create è calato dall'ex Cazzola in cerca del palo lungo. Sotto il cielo plumbeo è ancora Casarotto alla mezz'ora a gettare la sfera nella curva ospite, forte di 300 spettatori al seguito. Passata la paura, nella ripresa fa il proprio esordio con la maglia bianconera zecca per Zerbin e cambia il match. Sale in cattedra il Cesena. Al 50esimo Cappellini tutto solo non trova lo specchio. 3 minuti dopo zecca in girata spara salve e successivamente è Giacomel a negargli il gol. A squarciare il cielo dai cattivi pensieri generati da un gol realizzato in fuorigioco da Lupoli ci pensa il sole impersonificato da Butic. Al 70esimo l'attaccante tutto solo trafigge il numero 1 locale con un'incornata perfetta per il vantaggio e dopo 5 minuti infila di tappina il definitivo 2-0. Quarto gol stagionale per il numero 9, porta inviolata e i primi 3 punti che piovono nelle casse dei romagnoli che lasciano il fondo della classifica.